Sì, il web è diventata una vera giungla ed è veramente sempre più difficile raggiungere i propri clienti e nel momento in cui li convinciamo a fare un acquisto dobbiamo essere presenti su più piattaforme. Ve lo dico perché nella mia esperienza all'interno di Luma stiamo gestendo l'e-commerce di varie aziende. Per ciascuna di esse ci è successo di vendere su Facebook Messenger attraverso il bot, su Instagram, su Facebook direttamente dal catalogo prodotti che punta all'e-commerce, direttamente all'interno dell'e-commerce attraverso un link diretto a un prodotto in una campagna mail. E questo è solo un esempio di altre opportunità che sicuramente ci sono all'interno del mercato. Il messaggio che vi voglio lasciare è che sempre di più in un mercato affollato, all'interno del quale i consumatori sono avvolti da una serie di informazioni e mitragliati e tempestati quotidianamente di tante offerte commerciali, è importante distinguersi con un messaggio che sia innovativo, ma è altrettanto importante anche essere presenti veramente ovunque, offrendo al consumatore il minimo sforzo per eseguire un acquisto, soprattutto quando è al suo primo acquisto con la nostra azienda. Successivamente è tutto più semplice perché quando hai conquistato la fiducia di un cliente, lui stesso, se si trova bene con la tua azienda, è disponibile a venirti incontro e a seguire delle procedure un po' più comode per la tua attività. Ma tuttavia, quando è al suo primo acquisto, nel momento in cui deve ancora trovare la fiducia nella tua azienda, è importante minimizzare lo sforzo che deve fare per compiere questo primo atto di acquisto nei tuoi confronti e questo primo atto di fiducia nei tuoi confronti. La multipiattaforma è il segreto per avere un e-commerce vincente al giorno d'oggi. Se ti piacciono i nostri consigli di marketing, collegati a luma.marketing/blog.